Gente, Breath of the Wild parte 9. Allora, vediamo di fare tutto questo colosso dentro e fuori. Ero rimasto qui e avevo staccato la parte. Lui è un po' diffidente, ti voglio aiutare. Giusto. Ok. Un modo. Oh. Sì, ti aiuto a distruggerlo. Ok. Entrarci dentro, però. Lui vola. Mi deve mettere alla prova con arco e frecce correnti ascensionali, ascensionali, se no dentro non mi ci manda. Ci provo. Visto che l'ho già giocato, però non è che mi ricordo tutto. Tutto al pixel, bastano le frecce di legno, bastano. Allora, vediamo così. Poi con la mira. No, no. Con le correnti, se no niente. Allora, vediamo così. Quante frecce c'è? Una. Vela, se non si muore. Questa mi sa era la più difficile, era. Ah, dico, beh, ma le correnti non spariscano, tre. Vela. Dai, ritolleri, ritolleri, quattro. L'ultima ti vedo, ora appena poi. Sono ritornate, non lo so. Va bene, così. Torna qui. Ci torno di filmato. Ok. Allora non era qui che ci parlano le frecce di fuoco, era il colosso successivo. Allora dai, andiamo. Ora lui mi porta. Ma non è finita. Da Valmedo in braccio, in modificato però, modificato. Questo è il suo. Quale arco mi ha consigliato? Questo. E dai, andiamo, mi fa perdere. Ah, ma questo ti diceva. Ah, questo ti diceva. Ah, no, quello avevo preso prima. Ne butto uno, ne butto. Questo di livello 5. Si fa prima con questo, ti dice. Ok, ci siamo. Ah, le frecce bomba. Ah, vedi, ce l'ha. Ah, la prima volta me ne regala. Va bene, allora a posto. Fa freddo, hai capito. Vabbè, c'ho le pozioni, dai, più. Questa. Rivale. Rivale è dentro il colosso. Se lo uccido mi darà il suo potere. Ok. A cavallo a lui, che non posso fare altrimenti. Mi porta, mi conduce da questo colosso alato. Allora, intanto c'è da indebolirlo, c'è da. Ci siamo, speriamo. Allora qui l'arco alla mano. Frecce bomba. Quindi non è facile. Non mi ricordo, però.
cannoni. Sono i cannoni, l'ho visti più o meno. Dai. Sprecare munizione. Per proteggerti dal freddo, ho capito. Andiamo. Provaci! Ah, mi lascia così. 26, devo essere più vicino. Ma guarda, devi essere più vicino, se no. Se no te la fa sprecare. Cristo di te. Come mai sto bruciando tutto? Perché ti dici ti rimane in piedi solo questo? Ho capito intanto, ma ha aiutato la lucciola, Cristo. Ho perso una lucciola. Se no ero morto. Togliti da lì! E dove vado? Mi piace. Come togli da lì? Devo ucciderli, devo. Allora, lui li distrae. Siamo in pericolo! Beh, devi essere parecchio più qua, se no. Diciamo che tira a lui, dai, da qui ce la fa però. No, ha visto, non ce la fa. Fa veloce perché sennò ti tira. Con le frecce dopo non te le regala più due. Così si fa! Ora il terzo non mi ricordo. Davanti. Davanti c'è qualcosa. Non lo so. Sì che c'è qualcosa. Eccolo qua un altro. Ma più di così. Non tocca assolutamente la. Ah, ma ha preso la barriera. Non la tocco, questo è un po' più ostico. Che mi sa che ne manca l'altro. Quella lucciola non ci voleva. Quella del gameo però l'ho sprecata perché. Sì, non ce l'ho al boss. Vabbè, ma tanto dopo ci posso tornare dove mi fare. Cioè, c'è il teleporto ormai. Una volta dentro c'è un teleporto. Accetti? Accetti. Non accetti, sono troppo alto. Dove sei? Non ti vedo qui? Oh vai. Oh, erano tutti, dai, erano tutti. Sono dentro ora e rimango da solo. Con il suo aiuto, grazie a me, sono dentro. La barriera è scomparsa. C'è un problema. Lui mi saluta. Rimango solo. Purtroppo, durante lo scontro sono stato colpito. Mi dispiace, ma sono costretto a tornare al volodromo. Non ti preoccupare per me, guarda che è solo un graffio. Tu vai dritto da Medò. Link, contiamo su di te. Va bene, non ti darò. Speriamo che non c'è il freddo anche qui dentro, se no torno un attimo a comprare la tuta
Anche il sotto, non lo so se è qui. Non so se il freddo era solo nel punto lì con l'arco e frecce. In aria pure è freddo anche qui. Questo è il tuo colosso in tutto il suo splendore, in tutta la sua imponenza. Quindi c'è il teletrasporto, se qui dentro è freddo, se mi servono lucciole della fata per l'antica Ma Meover. guarda, la tua faccia non mi è nuova. Questo è Navali che parla, un uomo uccello che è imprigionato qui dentro. Sapevo che saresti venuto un giorno, ma farmi aspettare 100 anni non è stato tanto carino. Beh, ora spero che vorrai liberare Medò dal controllo di Ganon. Per prima cosa devi procurarti la mappa per orientarti all'interno del colosso. Per il resto della solita zuppa ci vuole una mappa, ti fa vedere. Poi 5 portali. La vedi quella? È la pietra guida con le informazioni della mappa. Ce la farai a raggiungerla. Boh, ci provo. Ci provo. Frecce di legno sono messo bene. Ci provo perché non è che quello ti fa male. Non è che arrivi e fai, non è che arrivi e no, di sopra ora non mi interessa. Aspetta, c'è il modo, oh, se no, oh no. C'è il modo per prendere quello scrignettino, però non mi impunto a prendere questo scrignettino. Lasciamo stare, guarda, che è già capriccioso. Va bene, tanto domande anche qui. Allora, questo non me ne fa niente. Mi serve la mappa, Cristo. Dopo si pensa ai portali, è difesa dal freddo. Se qui dentro ho freddo, torno a comprare l'altro pezzo. Ti dice che ci va. No, non ci va, devi fare un salto preciso da... ho capito. Preciso con questo, se me lo fai, dai, paravela. Ok, il freddo non influisce così. Eccoci, l'ho fatto, alla meglio ho fatto. Perché voleva quello, voleva. Allora, il ramo non me ne fa niente. Così mi dà la sua di arma. Però ora lo picchio col ramo. Col ramo non gli levo niente, Cristo. Ora questo piano piano mi uccide. Ah, non è che c'ho tanta roba, non è che c'ho tanta roba. Questo è buono. Oh, mi era sembrato di aver fatto più roba, però. Ma prendi questa, se no non te lo levi. Ah, ma c'è la fuori di Urbosa. Cristo. Sta roba è per boss, sta roba. Livello 10, questa è la mappa benedetta che ho raggiunto.
questo colosso. Questo colosso. Che nessun colosso è facile. Vola. Come al solito lì si smuove la mappa da sotto sopra. E viceversa. Bravo, ti sei procurato la mappa del colosso sacro. Registrato. Ora guardala bene. I simboli luminosi sono i terminali che controllano il colosso sacro Vamedo. Per riconquistare Medo devi attivare tutti i terminali. Ci provo, dai. Buona fortuna. E non venirmi a dire che non ne sei capace. Questi sono parecchio grattacapi, eh. Poi vabbè, gli scrignettini in più, gli scrignettini in più. Tre a destra, due a sinistra. Tre a destra, due a sinistra. Tanto prendo questo. Ecco, già a freddo, guarda. Vado a comprare quella fottuta. Ho capito. Devo andare a comprare. Anche il sotto. No, non ce la faccio con 11.50. Sì, ma non ce la faccio lo stesso, cioè. Vabbè, tanto le cose fatte poi rimangono aperte, rimangono. Allora. Allora. Questa osta troppo. Qui era. Avendolo già giocato, andando a memoria. Sì, a memoria qualcosa mi ricordo, ma... tutto no, però vedendolo... Ora mi preoccupa questi 11 minuti di tempo. La tuta la devo comprare per forza, perché sennò anche al boss soffro il freddo. Questo è il primo. Restano ancora 4 terminali. Ne hai ancora di lavoro da fare. E poi la devo comprare, anche perché, cioè, mi serve proprio in tutto il gioco. Mi serve proprio. Non solo qui. Allora, oh, e voi te? Non ti vedo. Non devo vedere quello, devo vedere quell'idiota lassù, guarda. Ora anche questo. Non si rompono niente, ora. Oh, c'era anche uno scrignettino, questo. Tutto regalato. La roba dentro il colosso è roba più speciale, più particolare. Grazie, di roba che trovi. Allora, qui era. Colpo voi. Colpo. Così. Sì, niente, mi sono già sbagliato. Forse ce l'ho fatta. Sì, 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 sì. E questo, ho fatto anche questo. Vabbè, sono in bilico, rimango in bilico, tanto accetta, e due. Dai, dopo a comprare quella tuta, perché mi serve. Restano ancora 3 terminali. Ancora non ci siamo. Poi il boss l'affronto con la tuta.
Il boss intanto deve aprire qui. Allora fammi vedere che parte di mondo siamo. Ributtati normale che non ci capisco niente. Allora siamo che l'ala di qua l'ho completato. L'ala di là è uguale, non ci sali, devi scendere un attimo, risalire da qui per forza. Senti, a te ti prendo, ti prendo a te. Te ti prendo dall'alto, guarda, forse anche da qui dall'alto mi sa lo vuole. E ora non ho tempo, dai. Minuti, poi tanto i portali già fatti rimangono aperti. Oh, non ce l'ho fatta, Ose, non ce l'ho fatta, a meno che un botto Ose è leggermente si sposta. Cristo, dai, lo rifò. Cristo, si spostava il peso, no? Ed è tollerato così, No, era di là, era. Aspetta, dov'era? Era qui? Era quest'altra, era. Beh, alza. Vai, coi pesi. Coi pesi non mi bastano, devo stare in quella scala là, allora, in quella scala là. E niente, ora non ho fatto niente. Ci salgo in un altro modo. Non mi ha permesso di andarci anche così? No, perché è di qua. Dai, ce la fo. Beh, metti centrale, dai, non sono questi problemi. Eccola, vedi dov'è il problema. Appena scorre senza rischio la prendo, a meno che non sia all'incontrario. No, questa non si muove. Allora la devi mettere un attimino così. Oh, meno male, perché poteva essere anche nel lato di là. Beh, ora ti indirizzo appena posso, ti indirizzo. Cristo, ora c'è problemi col freddo. Ok, a parte questo che sti 6 minuti non mi bastano di cosa al freddo, ormai sono qui. Spiana sta roba che mi dà noia. Questa roba qui è di corsa. Di corsa. Mi devo dare le scatole quello. Non sembra finita qui. Vabbè, te dopo pettini, sei a casa. Eccolo qui. Qui forse vuole un po' di bilico. Sì, vuole un po' di bilico, dai. Un po' dipendente. No, no. Sì, sì. Così? No, era di là. Lo stesso. Pensa, lo stesso, dai, lo stesso. No, 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 no. Fammi vedere. Certo, non te lo fa fare.
No, ti dice, cari subito, ho capito. Ah, ecco, ecco, ecco che era. Questo. Portale d'aria. Ecco, ecco. Ora basta solo trovare, si tratta solo di trovare la pendenza giusta, la... Eccola qua, la pendenza giusta, mi c'è già mandato. Ora che il tempo stringe. Sì, questo me lo ricordo. Quell'altro stavo più difficile, ma anche questo... Restano solo due terminali. Niente male. Vedo che ci sei quasi. Bello tosto anche questo. 4 minuti per... Allora, qui quanto ci misi a capirlo la prima volta che andava fatto così, mamma mia. Poso. Entrata, che non la vedo. Ma qui, dai. Vediamo un attimino in giù. Kaboom, kaboom, kaboom. Ecco, aspetta, non è finita però. Calma, 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 calma. Quel vento. Ora c'è quella palla, c'è 3 minuti di... Vabbè, tanto quelli fatti ormai non... Ti dice di chiudere quel vento là. E rimane l'ultimo, ti dice... No, aspetta, che mi dice? Ah, un'altra? Vedi se ce ne vuole un'altra. No, così non l'accetta. Se chiudo, non lo so, se chiudo è meglio. È meglio se chiudo. No, sono all'incontrario. Capito però. Aspetta, qui ora... No, ma non c'entra niente il vento. Il vento deve essere aperto. Il vento deve essere aperto perché io lo devo mandare a sinistra. Tramite quel vento. Eccoci. Kaboom? Kaboom. Dai, che ho 2 minuti, provo a comprare l'armatura. Ora chiudo sta roba. Credo. Tutto su. Questa viene a me. Questa viene a me. Giocando un po' con tutto. Era kaboom, kaboom. Credo kaboom. Gli dai una buttata in giù così. Credo ci vada da sola. Una buttata in giù così. Sì. Non serviva una spinta particolare. Eccoci qua. E ora 1:10. Pari pari ho fatto tutto il colosso. Vado a spendere altre rupie per il sotto. Resta solo un terminale. Sono senza. Oh, parole. Ce n'è un altro, l'ho lasciato. Allora niente. No, è qui, guarda. Qui dove? Aspetta, ce n'è un altro. E ora non ce la faccio senza...
Cristo, l'ultimo dov'è? Niente, l'ultimo. Vado a prendere l'armatura. Cristo, dov'è l'ultimo? Non posso ragionare, dai, senza armatura. Ma Cristo. Dai, ora inizia a aver freddo. Allora, ti lasciamo lì. Dai, andiamo a prendere quella fottuta armatura e non mi dà pace. Dammi la mappa. Dammi. Vabbè, ora andare fuori non. Dammi la mappa. Così. Tanto sono registrati. Devo prendere quell'armatura. Se no non posso fare né il boss né. A freddo, vedi, a freddo, a freddo. Dai. Devo andare a prendere l'armatura. Cos'è quel raggio verde lassù? Un ricordo, mi sa. Non lo so. Allora, andiamo a prendere l'armatura. La cosa veloce. Che devo tornare lì. Sì, qui faccio anche una dormita almeno. Dai, andiamo che mi rimane una sfera e non mi ricordo dove. Ok, il negozio d'armatura era già superato. Allora, cibo, cibo. Cibo, frecce. Vedi se c'è anche questo 5,50. Vabbè. Speriamo che ora. Ora è a posto. Torno sul colosso. E dovrei essere a posto perché altre 1000 per l'elmo non ce l'ho. Vediamo se ha freddo. È a posto, basta esaminarlo da qui, guarda, a posto, non trema, Link, non trema, voleva anche il sotto. Qui si era detto che l'ultima era di qua, ok. Ma guarda, mi c'è sempre. Questo non mi ha visto. Vai. E come ti chiamo? Non ti apposi? Non ti apposi?
Non è che mi ha rimesso in piedi tutto nel frattempo. La vuole di fuoco come la vuole. Ecco. Ma che grande fregatura sei. Che grande fregatura sei. Che sono tornati. Vabbè, là su quello scrigno non mi interessa. Ora dov'era l'ultimo? Ti dice. Qui ho già fatto. Ti dice. Questo l'ho aperto, Cristo. Ti dice ne manca un altro. Qui. Qui ho finito, però me la segna qua la cosa. Me la segna qua. La cosa me la segna qua. Non è che di sopra, non è che lo ricordo mia, non era, nonostante l'ho giocato. Dove me la segni, Cristo? Qui me la segni? Fuori, magari devo. Ho finito con sta palla, ho finito. Sì, la palla mi ha dato lì. No, fuori non c'è mica niente, non c'è mica. Cristo però. Vabbè, ora lì sono andato da altre parti, ma a parte quello. A parte quello. Io non so se è fuori perché qui. Ma guarda, era da una. Guarda dov'era. Era fuori, era. Era fuori, c'era in grosso modo da. Con l'elica da qui, guarda, non era, sì, è tutto, non ti ricordi, anche se lei ci ha giocato. Credo ci arrivi così, in qualche modo devi arrivare per forza. Ma eccolo là, era laggiù, guarda. Ecco, ci arrivi così. Ci arrivi così? Come ci arrivi se no? Guarda dov'era. Vai. Andiamoci di qui. Hai attivato tutti i terminali. Ora non ti resta che avviare l'unità di controllo principale. E ora però ce la farò con la mappa. Vedrai che con il cibo rimasto con, quella è la tua con questa armatura a livello 3, se no la ho potenziata. Ma è ancora presto per rilassarsi. Vabbè. Osservo la mappa, a parte ci possono dare anche di teleport, di. Se non la rimetti in piedi questa. Rimetti. Dai,
se muoio restarto da... dai. È lo stesso, dai, se mi fai arrivare troppo tardi. Ma dai, in qualche modo... dai, devi andare giù. Non l'hai più. Vediamo se mi restarta, tanto è centrale il pezzo. Sì, mi ha già messo... ok, mi ha rifatto partire da... Osservo la mappa, era tutto su, era sì, qui è rosa, qui c'è il boss. Allora, lucciole finite. Qui c'è ancora il fritto, sto a livello 3. Dov'è qui? Dai, però da mangiare. 5,20 livello. Livello 1, livello 2, livello 3, questo non lo tocco. Questa dai, questo lo posso, vabbè, questo poi si vedrà. Vediamo se in 4 minuti col... io faccio col 10 minuti di questa. Mi resto più leggero, allora mi viene da dire perché ho comprato la tuta, perché la tuta mi serve 5, beh, questa è meglio, poi arma c'ho. C'ho l'arma dell'ultimo boss o quell'altro, dai, va bene così. Ora è addrizzo. E c'è il boss che contiene 10 minuti. Ma 10 minuti non funziona. Questa funziona? No, 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 ti dice vuole la sua, dai, stiamo con la sua. Allora, non ho nessuna luce, se la cosa va male torna a prenderle, non lo so, per il game over. Ah, però ho 3 tiri di Orbosa, ho 3 tiri... l'altro boss, vediamo come va la cosa. Questo è lo spirito che infesta. Ah, questo va tutto a freccia, questo boss. Questo fa venire il vento di gamba, è parecchio a freccia. Stai molto attento, dammi retta. Questo mostro è un'emanazione di Gano e gli piace giocare sporco. 100 anni fa mi sconfisse. Non è facile per me chiedertelo, ma... vendicami, Link! Però... ha una mira principale. Allora, è 22 all'inizio ti... me lo prendi anche qui, va bene, lo prendi... inizio rischio quelli di legno, rischio quelli di... inizio te lo fa un po' mirare. Ah, c'è Orbosa, vediamo se è Orbosa. Dove sei? Ah, oh, che danno mi fa con sta tutina. Beh, io non ce l'ho qui da mangiare, cioè non ce l'ho il da mangiare. Ah, oh, non ce l'ho qui da mangiare, salvo. Orbosa con questa. Orbosa prende sempre, però. Beh, faccio anche così, devo sempre fatta a frecce, però c'è un modo alternativo. Il secondo step è ancora più forte, se posso. Dammi questo, dai. Si dice che nell'occhio li fai di più. Poi ci vuole quelle di fuoco. Facciamo che quella l'ammazzo in un altro modo. Eh
E vedi, anche dal secondo step corbosa non l'avevo mai fatto così, l'ho fatto sempre pazientemente, ora è più forte. C'è la strategia però. Qui ci vuole le frecce lì. Fuoco di legno non gli fa niente. No, così. Senti, facciamo e guarda. Finché ce l'ho. Finché ce l'ho. Me lo immaginavo. Accetta, accetta. Però l'ho finito ovviamente. Beh, no, qualche freccettina. Accetta, dai, l'occhio non proprio. Dove sei? Buona orbosa, l'ho fatto per primo. Accetta, dai, anche se l'occhio non è centrato proprio. Oh, ecco, ora quella di attacco. Vabbè, di attacco vuole riforgi. Di attacco meglio dei boss. 5,20, 5,20. Non ho altro da mangiare, Cristo, non ho altro da mangiare, ho fatto parecchie pozioni, ho fatto 2, 1, dai, lo metto queste da 1, dai. Preso, dai. Quindi dice si muore, allora vai, usa il vigore. Ci penso più, dove sei? Così scappi. Vai, perfetto. Ma mi tocca usare quella del vigore, dai. Vabbè, tanto non voglio cavalli super. Ti ha fatto male? Oh. Spara nella mischia, andata, dai, è andata così. L'ho fatto corbosa questa volta, non ho fatto la strategia vera di montare sopra quel vortice e prendere la mira tipo il tutorial di quell'altro falco bianco, è lo stesso. Perché la prima volta lo feci nella strategia normale, ma il gioco prevede anche così, perché se hai fatto prima altre cose hai altri poteri che puoi sempre sfruttare in ogni dove del gioco. Boss contro nemici normali. Avendo qualche pozione in più me la faccio offline prima di registrare. Vigore quando prendo un cavallo più forte, se lo prenderò, se no gioco un po' a speedrun come viene, mi faccio bastare un par di cavalli, se no la cosa è lunga. Cavallo medio con 4 tacche di velocità. Già quello ci vorrà 3 tacchi. Allora qui porta cuore, perché poi mi ha fregato questa tuta di livello 3 e basta. Se la portava 8 dalla fata era meglio, cassavo meglio. Vabbè, tanto le cose le ricreo, le riforgio. 2, 4, 6. Ok, qui vado a liberare il tipo, l'uccello, quello che mi parlava era lui. Mi dà anche lui il suo potere. Con il suo potere è comodo. Non è un potere di lotta, però è un potere che puoi usare per spostarti comodamente nei posti alti. Tipo raggiungere le torri di controllo più velocemente, più comodamente. Sei riuscito a sconfiggerlo davvero? Che sbruffo. Pazienza. Se non altro adesso il mio spirito è libero e sono riuscito a riprendermi il colosso Medoc. Niente male per un pivello come te. Come premio ti affiderò la mia abilità speciale. Il potere di creare le correnti ascensionali. L'unico e inimitabile turbine di Revali!
sarà quello per sempre. Lo posso usare anche sui colossi successivi. Le donne nella posizione ideale per tenere Ganon sotto mira. Durante la battaglia al castello di Hyrule ci sarò anche io a darti una mano. Dovresti essermene grato. Anche lui, come tutti gli altri quattro colossi, mi dà una mano. Beh, ora devi andare. Sparare col cannone. Hai ancora tante cose da fare, no? Questa era la divinità che era dentro questo colosso che ora è tornato suo. Principessa, mi sta aspettando da un bel pezzo. E qui, grosso modo, ho finito. Ho finito. Vado a riferire tutto al capo di quel villaggio, all'anziano che era in cima a tutto. Ora che lui spara col cannone, cioè si mette in posizione. Allora, ho anche una tunica antifreddo che funziona sopra e sotto, un po' la potenzio offline. Che è disponibile, rimane altri due colossi che andrò a cercare nella prossima parte. Sono indeciso se fare registrare anche il viaggio a piedi, giocare anche il viaggio a piedi tra virgolette senza meta indeciso, oppure di iniziare a registrare quali sono grosso modo in prossimità del posto sicuro da trovare. Ora vedrò, valuterò. Lui è a posto, non da più noi. Il potere suo è buono perché è un potere passivo. Ne posso usare anche nei colossi. Bene, Medor. Hai puntato il bersaglio. Successivi. Terremo Ganon sotto mira. E quando comincerà la battaglia? Per innalzarmi comodamente in alto. Intanto attendi con pazienza. Io e te sogniamo questo momento da 100 anni. Possiamo aspettare ancora un po'. Di fronte all'evidenza dei fatti sono costretto a riconoscerlo. È stato in grado di raggiungere il colosso senza nemmeno saper volare. E riconquistandolo è riuscito dove io fallì. È dura ammetterlo, ma ha vinto lui. Bella sta anche sta parte. Sei tu la vera chiave di tutto. Sto davvero un bel gioco, sto mai giocato, giocato tardi. Uscito nel 2017, non è che quando escono i giochi mi fiondo subito, salvo qualche volta il gioco quando mi va, non quando posso, quando sempre gioco altro, ma alla novità non è che ci gioco spesso subito alla novità di quando esce una cosa. Allora, il turbine nevale si usa, sì, il turbine nevale. Sui colossi successivi, se ci sono posti alti che si raggiungono in un certo meccanismo con il turbine di Levali, mi leva il pensiero facendo così. Così è una mega spinta dall'alto che ti porta in posti raggiungibili, in posti. Ora è più comodo anche viaggiare per il bosco aperto, viaggiare senza mappa. E lei, sì, ora sono tutti con la Sosaro, non ci attaccherà più. Ok. Lui si complimenta con me, mi dà un arco, poi mi dà, vabbè, ce l'ho. Bell'arco, se lo prendo ti dice puoi prenderlo, ma ce l'ho, quanti ce l'ho. Insomma, l'ho ucciso in un modo. Ma Gerudo si sta rompendo. Ah, ma questo devo usare. Vabbè, l'arco lo usavo poi, le da un colpettino solo. Facevo più damage. Anche perché quell'altro bruciavano. Guarda, devo andare. Guarda, dal capo. Riferire tutto. Ah, lui mi ha aiutato all'inizio, provato a dire.
Vabbè, ora insomma, dai. Si va dal capo, si prende la ricompensa. Poi siamo a posto così per questa parte. Io ce l'ho fatta, sì, sono riuscito a placarlo. Mi dà anche uno scrigno. Che anche questa è un'arma che col tempo si rompe. Però per ora la uso. Spada esorcizza il male. So dove, però ci vuole 13 cuori da prendere. E non la voglio. Magari passo a vedere dove. Nel posto c'è anche altro. E ti dà un arco. Questa arco di là che va per 3 di frecce. Però era buono anche usare il per 2. Quel boss è il per 2. Però se fai centro, allora le levi il doppio. Se non fai centro, sta roba, se posso, me la lascio per l'ultimo boss. Attacco per 3. Attacco. Buttiamo 2 archi. Questo livello 4, questo e si rompe, se no anche il livello 4. Per 3 non lo uso, lo prendo ma non lo uso, giusto se c'è un bersaglio proprio free. Finito, dai. Hai finito. A posto, a posto, a posto, so già tutto, e allora guarda. Qui nel posto poi c'è altre missioni secondarie, se rimango, tanto il posto l'ho sbloccato. Allora, fine, parte attuale.